Stiamo per entrare al concerto di Max Gazzè. Che ti aspetti da questo concerto, cara Barbara? Grandi cose. Grandi cose. Direzione Teatro Augusteo. Grande concerto, siamo in terza fila. Sicuramente Max ci farà divertire e ci farà cantare. Immaginiamo che era un monitor questo cosa. Abbiamo perso il senso del grave. La terra brucia, ma non è grave. In qualche parte del mondo ci sono madri e padri che tengono fra le braccia i cadaveri dei loro figli, ma non è grave. La nostra vita può continuare. Abbiamo a disposizione sempre più schermi. Le immagini moltiplicate entrano in ogni istante nelle nostre case. E più l'eco dei disastri del mondo si fa forte, meno la sentiamo. Siamo diventati stanze dove al dolore degli altri non è permesso di entrare. Ecco come si continua a vivere come se niente fosse, come se la terra che brucia non fosse quella su cui viviamo, come se quei figli morti non fossero anche nostri. Questo è un momento per pensare a tutto l'orrore, a tutto il dolore, alle ingiustizie. A quanto può essere grave dimenticarsi di un popolo intero per decenni. Questo è un momento per pensare alla nostra indifferenza, per decidere se siamo o meno capaci di piangere le lacrime del mondo, per lasciarci suggerire dal dolore che l'unica cosa giusta da fare è dire basta. Un momento per chiedere a chi può fermare questo orrore quanto resta della notte. Un momento per provare a sentire che rumore fanno i nostri cuori chiusi a chiave, per capire se siamo ancora vivi dietro tutti questi schermi. Thank you.
Funny Valentine. Thank you.
Allora, fine concerto, anche Gazzè si è piegato alla regola del plettro a me. Bello, che ne pensi Barbie? Molto bello da ascoltare e da vedere. Quante canzoni conoscevi? Una buona parte. Una buona 5, vabbè. Bel sound, molto rock, minchia, non me l'aspettavo. Bella scaletta, come ha detto il buon Padula. Bella estrema, perché tutti i pezzi, cioè la maggior parte dei pezzi non conosciutissimi, e poi quelli conosciuti alla fine. Evento d'estate al centro. Bene, molto bene.